Macbeth, horror suite, da Shakespeare, nulla a che fare però con Shakespeare, anche se è un grande atto d'amore per il bardo inglese. È l'ennesima esemplificazione di un teatro mio. Quando dico mio non intendo dell'io, cioè del soggetto. Il soggetto è da sempre intendersi come assoggettato, da subiectum latino. Cioè uno è schiavo, è l'essere schiavi dei significanti, del significante. Jacques Lacan aveva proseguito sul linguaggio gli studi freudiani, ponendosi proprio, partendo da questo assioma, cioè l'inconscio si articola come un linguaggio. Io ho fatto il cammino inverso, sin dai tempi giovanissimi, cioè il linguaggio si articola come l'inconscio, quindi bisogna disarticolare il linguaggio, trovarne i buchi neri, crearsi degli handicap continui, per essere così in tutto abbandono, in balia del significante, o almeno della selva dei significanti che ci posseggono e mai del banalissimo significato. Quindi il teatro non può essere questa chiacchiera continuamente riferita, questa parte a memoria, l'identità, il ruolo, tutto ciò decade. Il teatro è contro la storia, contro ogni storia, e si dà un teatro della storia, ahimè, che non ha mai esperienza, a sua volta, ma non si può dare una storia del teatro. Il grande teatro è un non luogo, soprattutto, quindi è al riparo da qualsivoglia storia, è intestimoniabile, cioè lo spettatore, per quanto martire, testimone nell'etimo di martire, e per quanti sforzi possa compiere uno spettatore, dovrebbe non poter mai raccontare ciò che ha udito, ciò da cui è stato posseduto nel suo abbandono a teatro. Ecco che l'attore non basta più, il grande attore nemmeno, bisogna essere una macchina, come così io, tra parentesi, l'ho definita attoriale. Che cos'è una macchina attoriale? Attoriale innanzitutto deve essere amplificata, ma l'amplificazione è una strana cosa. L'amplificazione non è assolutamente un gonflage, cioè un ingrandimento, ma come guardare questa pagina, se io la guardo in questo modo, ecco così, ecco io vedo e così sento, ma se io avvicino questo, più l'avvicino più i contorni vaniscono e non vedo più un bel niente. Teatro quindi è tutto ciò che non si comprende. In un verso proprio dell'Achilleide Pentesilea, che gireremo anche con la Rai 2 nel novembre-dicembre prossimo, c'è una mia versione di un distico di von Kleist. A questo buio dentro noi femmineo e la luce del giorno disastro. Ecco. Quindi lo spettatore deve essere in balia. Cos'è quindi la macchina attoriale? La lettura intanto, come nella poesia, nella concertistica. Io ho bisogno sempre di leggere, di essere detto, non di riferire la cosa, ecco, recensire, recitare. In francese invece è jouer, in inglese è play, cioè il gioco. Ma il gioco è un gioco al massacro. Il teatro è nell'atto, cioè nell'immediato, in quello che un filosofo chiamò l'immediato svanire. La presenza è al tempo stesso assenza. Questo è il superamento del grande attore, cioè della macchina attoriale di cui, ripeto, questo Macbeth Horror Suite è soltanto un'esemplificazione tra le altre. E se qualcuno poi dicesse, ma un momento, tutto è sull'orale, e già, os oris, ora attore viene da os oris, dall'atto retorico, da retorica, cioè advocata è la Vergine Maria, quindi per orare, viene da agere, non da agire, come purtroppo fanno tutti gli sciagurati attori, non solo italiani, europei, anche sui palcoscenici del piccolo pianeta mondiale. Ecco, loro sfaccendano, sfacchinano, questo io lo lascio ai manovali,
lascio agli spazzini, va bene? Lo lascio appunto alla nettezza urbana. Non è agire, è agere, agere. Agere vuol dire oralmente. Noi siamo detti. Accennavo prima alla lettura. Se io leggo anche in concerto, ho bisogno di leggere, non per ricordare o nella presunzione che lo scritto corrisponda all'orale. No, c'è invece una profonda idiosincrasia tra scritto e orale. Lo faccio per dimenticare, quindi la lettura come oblio, la lettura paradossalmente come non ricordo. E questo è una vera rivoluzione copernicana, che spaccia ogni avanguardia e tutto quanto irrepetita del Novecento. Un tempo Rossini suonava, eseguiva qualcosa, ecco, era nell'atto, era nell'immediato. Mentre tutto il Novecento non è che un continuo imbellettare il classico come si imbelletta un cadavere in un obitorio, un giocarci indietro, questo è il teatro di regia. Ecco, tutto ciò è scontato. Ecco, il teatro non può essere riferito, lo spettatore deve solo abbandonarsi all'ascolto, ma anche non solo l'orecchio è l'ascolto, ma l'occhio è ascolto. Quando qualcuno mi domanda, ma allora perché lo giri anche lo fai in televisione? Ho fatto così, ho disfatto, cioè così, anche il cinema. Perché per la televisione? La televisione si vede, non è vero, un'appoggiatura del capo, una frantumazione del gesto, un, due, tre, eccetera, una disarticolazione del corpo. Noi siamo, dice, mi ricorda Gilles Deleuze, un corpo. Non è vero che abbiamo un corpo, in quanto noi non siamo. Quindi il teatro è questo disessere, è questo malessere d'essere osceno. Il teatro è in scena, il teatro è quanto è osceno, dall'etimo oschenè, cioè quanto è fuori di scena pur essendo in scena. Se si vuole, quindi. Quando si vede in scena, mi si sta ascoltando in realtà. Sempre quel mi tra parentesi del soi, del moi, dell'io, va bene? Del soggetto, cioè assoggettato. Cosa bisogna fare per precipitarsi in balia dei significanti, per frequentare la lettura come non ricordo, eccetera, eccetera, eccetera? Ebbene, allora bisogna cominciare con l'essere più modesti, cioè partire dal grande attore, per finire poi nella macchina attoriale. Bisogna complicarsi la vita, così come diceva Eduardo, ecco. Complicarsi la vita vuol dire crearsi una serie di handicap. Questa è la preparazione, al di là, a dispetto del testo, non ci sono testi, a dispetto dell'umanesimo, del museo, dell'arte sempre consolatoria, sempre decorativa, a dispetto della cultura che a ragione Derrida, ricordandone l'etimo, deriva da colonizzare. Quindi non c'è niente, a dispetto dell'intelligenza bisogna essere stupidi, stupidi, infinitamente stupidi per essere nell'abbandono. Schopenhauer e Chiosa, in uno dei libri sul commento al mondo come volontà e rappresentazione, fine del mondo, fine della volontà e rappresentazione, fine anche dell'arte. Ecco, io aggiungo sì, non si può essere autori di qualcosa, di un'opera d'arte, si è capolavoro. E quindi, tornando a Schopenhauer, Chiosa sulla grande, superba tela del Raffaello, della Santa Cecilia. Cecilia vuol dire cieca, accecata, che ha gli strumenti, che ha abbandonato, e nell'alto della tela ci sono gli angeli che scendono per rapirla, per portarla nel suo altrove, in un altrove, nel nada di San Juan de la Cruz. Nada, 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 e nahuna del monte, ancora una volta, nada. Questa spoliazione totale rimane perciò l'alone. Allora che se ne fa Cecilia delle armonie degli angeli quando ha trovato gli angeli in persona? È tutto. Baby, here's I am.
understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Invece qui un titolo c'è, me ne vergogno un po', Compagni di Banquo, in realtà Compagni di Nebbia, avrei voluto dire, un titolo che mi piace troppo, Compagni di Nebbia, appunto Compagni di Banco, Nebbia, Banco, Compagni di Nebbia. Siamo tutti compagni di Nebbia, no, voi no, io sono un compagno di Nebbia stasera, non perché è nebbiato o nebbioso, ma perché... non saprei come definire questa notte, questa domenica notte, se non forse proprio con questi, con questo titolo così fatale, Compagni di Banquo, macbethianamente, c'è Macbeth, c'è anche un tratto macbethiano di Carmelo Bene. Macbeth sappiamo che è una sorta di anche antiscaramantica, in qualche modo scaramanticamente inserita nel cinema, nella storia delle persone di Carmelo Bene, quindi prima di tutto Amleto e Pinocchio, le persone molto ripetute dal suo gioco lavoro, e Macbeth è un po' meno, ma è questa tentazione dell'oscuro a oltranza, del fallirsi. Mentre tutti gli altri fallimenti di Carmelo Bene sono trionfi straordinari, ce ne accorgiamo ogni volta che vediamo un pezzetto del suo cinema, della sua televisione, del suo gioco al lavoro. E c'è però un altro film, Antonio e Cleopatra, che è messo insieme col Macbeth di Bératar, da appunto questi compagni assolutamente straniati. Perché da una parte c'è lo schiacciarsi interiore, veramente un'esperienza interiore tremenda, quella di Bératar, quella che si è costruito film per film, situazione per situazione, fino a diventare totale, quindi in qualche modo Sant'Antango è la dimostrazione, la prima parte della dimostrazione ultima, quindi penultima o iniziale, aurorale, per essere nicciani, che porterà poi a questa aurora e cancellazione. C'è l'aurora ma non c'è l'alba nel cinema di Bératar, non ci sarà, perché ha deciso che si poteva arrivare solo alla fine di questa lunga aurora del film sul cavallo di Nietzsche di Torino, l'inizio tecnico certificato da medici della follia nicciana o della follia di fare cinema. Uno delle persone che più sono passate attraverso questa, vicine a questo attraversarsi della follia, che è il cinema, un'esperienza folle come pochissime altre. Un giorno faremo un duello filosofico o semplicemente follisofico intorno alla follia del cinema. Comunque, in questa notte noi abbiamo la piccola follia di mettere insieme con Roberto Turigliatto e Donatello Fumarola alle marimbas, al Sony, pubblicità, no. Allora, il punto è che Antonio e Cleopatra, il film di Cottafavi, è un grande capolavoro, in qualche modo è stato ritrovato
da fuori orario durante le ricerche per un festival, da Donatello Fumarole, da Ciro Giorgini, e c'è uno straordinario uomo televisivo e anche uomo di cinema, in realtà è un grande attore di teatro, Enrico Maria Salerno, che però ha lasciato, io ogni volta che rivedo in queste notti, faccio per notti di cinema sparse in giro per il mondo Italia, e ogni volta che vedo L'ombrellone ridecido che è il più bel film di Norisi, e che questo è anche grazie, o lo è perché Dino Risi si è trovato di fronte a questo corpo, a questa opacità, e ha deciso di farne il cuore di un film sullo scintillarsi un po' banale delle vacanze, del boom o del post-boom già. Sono due film di interno, solo che l'interno di Cottafabi è un interno preordinato in senso televisivo, di genere, dello spazio. È uno dei più grandi inventori, ritrovatori dello spazio televisivo, dello spazio tout court. Cottafabi, fine del 65, in questo film è molto facile vedere come la dislocazione delle persone, dei gruppi di persone, dei flussi di desiderio che vengono creati da questo spostamento anche solo degli sguardi, quanto siano qualcosa che non è né cinema inteso come arte della raffigurazione, dell'esibizione pittorica, oppure della dislocazione solo, oppure di un tentativo di inghiottire, come si direbbe oggi, mediante il 3D, o di trovare soluzioni che prolunghino e unifichino lo spazio, ma c'è proprio in nuce, c'è lo spazio, che poi avrete trovato anche nel Macbeth di Bératar, che ci fa supporre che già solo intuire cos'è uno spazio filmico, uno spazio televisivo, ci fa, probabilmente è una delle esperienze più intense che ci possa dare la televisione. Ricordo en passant la televisione, no, la storia delle immagini. E en passant ricordo il film che brucia il suo stesso spazio, che è il Molière, il Don Giovanni di Molière, sempre fatto da Cottafabi. L'abbiamo andato in onda un paio di volte, forse è troppo tempo che non andiamo in onda, per questo ne parlo a vuoto invece di parlare del Bératar, che ogni volta che lo rivediamo adesso in questi piccoli film, piccoli, no? E che ricordavo come piccoli o come non decisivi, ora retrospettivamente sono proprio film invece che sono proiettati in una caverna platonica, sono andati a farsi una passeggiata e ritornano giù costretti, sono il cinema dell'essere prigionieri, altro che libertà sbrigliata, buona visione.